Buonasera a tutti, Sera. Apriamo il primo vlog del nostro canale dandomi purtroppo una bruttissima notizia. Cioè volevamo aprirlo con altri vlog magari un po' più, diciamo, felici di questo qui, ma purtroppo questo qua non potevamo semplicemente farla passare con una notizia del genere, quindi dobbiamo fare un vlog per forza. Vabbè, speriamo che da adesso in poi saranno migliori. Esattamente, anche perché poi a scriverlo sarebbe stato un mattone, non ci andava di farvi leggere tutto questo qua, tutto questo quanto. Allora, la notizia è che martedì ci ha contattato la BD Edizione con Cease and Desist. In pratica, che cos'è? Un messaggio di avvertimento per avvertire l'utente di una qualunque tipo di violazione del copyright. Non è un messaggio di un avvocato e comunque non porta nessun causa penale, però comunque può portarne dopo. Abbiamo... In pratica quello che è semplicemente un avviso, cioè non ha assolutamente nessun valore legale, ma in pratica quello che ci sta dicendo è: o state ai patti nostri, visto che noi abbiamo il controllo del copyright, oppure seguirete conseguenze legali. E quelli che ce l'hanno mandato sono la BD Edizioni, sicuramente l'avete sentiti perché qui in Italia sono coloro che pubblicano i fumetti di Mary Topponi, e noi avevamo già collaborato con loro, tanto che gli abbiamo detto: guardate, ci dovrebbe essere uno sbaglio, probabilmente voi del dipartimento legale non lo sapete, abbiamo già collaborato, ci pare strano che ci è andato a chiedere di togliere il materiale tradotto da noi, soprattutto quando loro stessi hanno detto che noi avevamo fatto un ottimo lavoro nel tradurlo. Quindi noi abbiamo inviato questa email, loro ci hanno risposto, ci hanno detto molto cordialmente che anche se dicono che il materiale nostro è comunque qualcosa di buono per la fandom italiana e non vorrebbero toglierlo, purtroppo il dipartimento legale loro li ha praticamente forzati a farlo, perché una volta che hanno acquisito i nuovi diritti per i fumetti nuovi, hanno semplicemente detto: visto che ora abbiamo i diritti noi, ci dispiace ma dovete togliere il materiale vostro. Quindi c'è stato poco che abbiamo potuto fare, abbiamo semplicemente dovuto dire di sì e toglierlo. E niente, l'unica cosa che vi invitiamo a fare è di non ricaricare, riuploadare il materiale nostro da nessuna parte. Questo è perché magari voi potete pensare che state facendo qualcosa di buono per i vostri amici, per la fandom, per chiunque vi pare, ma in realtà tutto quello che va a succedere se voi caricate il materiale da qualche parte si ritorce in pratica contro di noi e contro la fandom stessa, perché loro ovviamente, essendo su internet, è incerto chi l'ha caricato. Cioè sì, ci potrebbe stare anche un utente password del tracciamento IP, ma se loro stessi ci hanno detto non ricaricatelo, di sicuro non vanno a tracciare l'IP prima di tutto, di sicuro vanno prima a chiederlo a noi, perché noi sappiamo che l'abbiamo caricato e noi siamo coloro che l'hanno creato. Quindi anche se non siamo stati noi a ricaricarlo dopo che ce l'hanno detto di toglierlo, potrebbero venire subito da noi e dire: guardate, non so se siete stati voi o no, ma qui ci sta il materiale vostro. E quindi la situazione potrebbe andare a peggiorare. Solo una cosa vi ricordo: questo qui si tratterà solo dei fumetti ufficiali. I fumetti fanmade, gli episodi, le fanfiction e tutto il resto del materiale tradotto da noi rimarrà sul sito. Noi non andiamo da nessuna parte. L'unica cosa che toglieremo dal nostro sito sono i fumetti ufficiali di Blu. Tutto il resto rimarrà. Quindi in un certo senso, visto che non siamo andati a incappare su, diciamo, cause legali più forti dall'ASPO, quindi per esempio togliere gli episodi ufficiali, ci ha detto bene. Però vedete, insomma, è giusto di non distribuire il materiale che abbiamo tolto. Non so per davvero quante volte ve lo dovrei dire, perché è qualcosa con cui noi teniamo, non dovrà essere fatto.
Allora, i fumetti, come stavo già dicendo, costano veramente poco. Li trovate ovunque e sono di ottima qualità. Quindi non è che alla fine perdiate qualche cosa. E in più riuscirete anche a poter contribuire a farne uscire altri con Italia, visto che, come sapete, qua in Italia non esca molta roba del marchio Malet e Pony. Meglio quelle due cosette fatte bene usciranno con regolarità. Adesso vi dobbiamo salutare, però ho delle promesse prima di chiudere questo video. La prima cosa è che la prossima volta avremo, speriamo, un audio migliore per il vlog. Purtroppo adesso siamo andati in fretta e furia e non siamo riusciti a fare tutto quanto per bene. L'altra cosa. Considerate che non sto usando lo stesso microfono che uso per fare views. Questo è un microfono scarso che uso solo per speak, quindi vedrò di usare quell'altro la prossima volta. È semplicemente stata una decisione presa così su due piedi per questo vlog, quindi scusatemi. E beh, scusate. La prossima volta, sì, la prossima volta prometto e giuro e spergiuro di avere il microfono migliore. E la prossima Probabilmente volta quello del per. cellulare, sì, sono così povero. E detto questo, fra un mese circa ci sarà il secondo compleanno del Waterbuck. Vi diremo tutto quanto fra qualche settimana. Detto ciò, vi Detto ciò, salutiamo. no, aspetta, No? bisogna dire del logo nuovo. Logo nuovo. Ah, è il logo nuovo. Oggi è uscito il nuovo logo, come avete già visto dall'intro. E ha fatto abbastanza. È carino, secondo me, l'ho fatto io. Ma. Spero che vi Ma piaccia. ti sei scordato di far vedere una versione però, quella degli Illuminati. Ma è quella la Falla versione. passare molto lentamente sullo schermo del Ma Please. molto. Ma è molto. Ma. Molto lentamente. Con la musica X-Files sotto. Nini. No, aspetta, quella è il Dottor V. Vabbè, comunque avete capito che Waterbuck non è un luogo sicuro per i vostri bambini. Detto ciò, Vabbè. vi salutiamo perché già questo vlog è durato tipo mezz'ora ed è brutto per voi. E già negli ultimi secondi è già andato off topic. Primo vlog molto serio, Sì, ultimo secondo off topic. tale o quale come è fatto il team, va più off topic che altro. Detto ciò, salutiamo veramente stavolta. Un arrivederci da me, Don Gazim, e un E da arrivederci da. me, dato il 3 PM. Arrivederci. Bye bye.